veneziana, quindi Balducci, è stata ritrovata, è stata rintracciata a Bologna dalla squadra mobile di Teramo, grazie alla segnalazione fatta dalla vigilanza privata che lavora all'interno del centro commerciale di Bologna. Sono pochi al momento i dettagli del ritrovamento, certamente è da sottolineare l'importante e costante lavoro, no, degli agenti della squadra mobile di Teramo coordinati, lo voglio sottolineare, dal vicequestore Gennaro Capasso, perché hanno seguito diverse piste in questi giorni fino ad arrivare a Bologna, perché loro già erano arrivati a Bologna e poi hanno fatto le segnalazioni nei diversi centri commerciali e quant'altro. E da qui appunto il ritrovamento. Tiziana Balducci sta bene, è fatta un po' provata, ma sta bene, quindi si conferma così l'allontanamento volontario della donna. Il posto del marito, da lì la partenza, poco fa da Teramo, il marito che, come hai detto, appunto, ha ringraziato tutti, e dove in questi giorni, ricordiamo, non ha voluto mai fare un appello diretto. Noi anche nella giornata di ieri abbiamo provato ad avvicinarlo e in questi 4 giorni ha fatto appelli su Facebook. Con lui ci sono i due figli, perché Tiziana e il marito hanno insieme due figli, una ragazza e un bambino. Si indaga quindi ora sui motivi dell'allontanamento. Andrea, in questo momento altro non si sa. Quindi a Bologna, nel centro, stava in un centro commerciale, vista appunto e segnalata subito agli agenti della questura di Teramo, dove poi è stata invece portata alla questura di Bologna, dove adesso si trova, e i familiari la stanno raggiungendo.